Questo inverno mi ha veramente rotto le balle. Ma è possibile che ogni volta che vengo in pista sia bagnato? Beh, bella pista, eh? Com'è la pista? Bella? Una bella m***a. Povero Luchino. Sono ottimista, dai. Sono ottimista per oggi. Sì? Sì, dai. Ma si riesce a girare? Più o meno. Ho fatto un giro soltanto perché mi è caduto poi il gancio del musetto, quindi... Bravissimo. Hai preso la grande. Quindi stiamo, andiamo al bar? O giriamo? Giriamo. Giriamo. Comunque, raga, qualche piccola anticipazione. Ho cambiato un paio di cosette, tra le quali una piccola cosa. Ho finalmente preparato il mio motore. Sapete che mi sono sempre lamentato che era un po' una ciofeca. Non so com'è, l'ho sentito girare sul cavalletto per scaldarlo. Devo ancora fare il rodaggio, quindi ne approfitto di questa giornata uggiosa per rodarlo e vi farò sapere com'è. In più, finalmente, ho messo qualche sensorino in più che non è ancora collegato. Ringrazio Alfano per avermi gentilmente inviato questi sensori e li metteremo sicuramente a buon uso. Ho visto che il video della telemetria a molti, specialmente gli appassionati, quelli comunque ne capiscono di go-kart, è piaciuto, quindi sicuramente ne faremo altri. Ho una mezza idea in mente, ma ve la darò più avanti. Considerazioni sulla giornata. Beh, oggi è il primo marzo, siamo a Nizza e vi state chiedendo perché non sei a Ottobiano? Non lo so, infatti la prima gara, come detto, è il 15 di marzo. Io a Ottobiano non ci ho mai girato e quindi ho un pochino, diciamo, di stress. Vorrei riuscire ad andare a girare una volta in più rispetto al sabato di prove e capire com'è la pista almeno e se ci sono effettivamente delle possibilità per non fare troppo male. Però adesso niente, vado a rodare e poi ci vediamo dopo. Ciao. In the stillness somewhere above, the city lights, you're falling in love. Still aware, you know it is true, that you were lost and this is a clue. Love is forever, love is forever. Tokyo. Allora, ragazzi, oggi il buon Luchino, che è qua con me, è venuto a fare il furbetto e a chiedermi quanto ho girato mentre facevo un rodaggio con le slick sul bagnato. Lui non sa però che io correvo solo con le slick sulla pista un po' scivolosina, quindi sono abituato e mi ha lanciato una sfida. Quindi adesso con le gomme da asciutta, lui, questo è il suo go-kart, lui ha adesso la LeConte, io ho la verde ma non cambia tanto sul bagnato, e faremo una sfida. Chi vince? Vince il pranzo, una pizza. Paga il pranzo per tutti. No. Guarda che paghi tu. No, paghi tu. No. Vabbè, comunque la pista si sta asciugando. Lui, devo dire che sull'asciutto è molto più forte. Sul bagnato non lo so perché non ho mai guidato con le gomme da bagnato io. Okay. Mai. Però su questa condizione qua, secondo me, posso dire la mia. Che dici, Gio? Allora, come primo ingresso non è male. Si è preso un secondo. Che il rodaggio, tutti e due rodaggi. Il rodaggio. Quindi considerando le attenuanti del rodaggio, dell'assetto da mettere a posto, prevedo che oggi beccherai 2 secondi da gamba 380. Lasciando però l'assetto. Boia. Lasciando. No, ognuno. Allora, il kart. Lasciando l'assetto normale. Il kart normale. Si guida assettandolo in base alle... No, secondo me lo terrai normale. Da normale, ma normale rischiamo di ficcagliene 30 secondi. Ma teniamoli 3 secondi. Okay. Dai, teniamo così. Dai. Sfida fatta. Perde la sfida, paga. Tanto buon Daniele beve un buon bicchiere di urina. No, cina a tutti. Quindi la sfida com'è? La sfida è giri così. Se non è asciutto, se non asciuga, quindi rimane bagnato. Bagnaticcio. Fa il tempo migliore? Sì. Allora, partecipo anch'io. Ok. Se non rompo, perché io solitamente rompo. Quindi se non rompo partecipo. Vediamo. Fatto. We'll be right back.
Torino. Ciao Luca, ciao. Dove vai? Dai, ti faccio passare e ti lascio anche un po' di vantaggio. Vai, vediamo se ti prendo poi. Raga, ma voi vedete qualcosa dietro di me? Okay. Io Luca non lo vedo più. Bene, a parte che ho avuto un problema con la frizione, che non conta. Avevo la frizione tirata, quindi praticamente avevo metà della potenza del motore. Sì, porto le scuse, dai. Diciamo che abbiamo scelto un metodo un po' strano per... Siccome non è facile capire chi ha fatto il miglior tempo, perché man mano che si va avanti la pista si asciuga, lui è stato un po' dentro un po' di più, quindi abbiamo deciso di guardare chi ha fatto prima il miglior tempo. E tu, facci vedere cosa hai fatto. Giro 6. Giro 6, 58 e 1. Oh, giro 6 che però in realtà è il giro 9. 9, perché lui ha fatto 3 giri prima, io invece il giro 9 ho fatto 59 e 1, quindi esattamente un secondo. Quindi sfida vinta dal buon Luca, quindi gli offrirò da bere dopo. Da bere. Cosa bevi? Acqua. Vabbè, costa poco, costa poco. Okay. Economico. Tutto ciò, avevo la frizione tirata come un coglione. E diciamo che si è un po' surriscaldata, sicuramente l'avete sentito anche nel video, io ero troppo preso dalla sfida per fermarmi e quindi niente. Però adesso funziona, buon Robby me l'ha sistemata e ritorniamo in pista, non so fare cosa perché la pista fa ancora abbastanza schifo e boh, a girare. Dammi solo una spintarella per sì. Guarda qua!
ragazzi, inutile dirvi che mi sono davvero cagato sotto. Ecco, in questo esatto momento qui, e non sto scherzando, il mio cervello ha calcolato la velocità a cui stavo proseguendo e la distanza dalle barriere e ho pensato di farmi veramente, veramente male, se non peggio. Ecco, prima di analizzare cosa sia successo, io vorrei farvi riflettere su una cosa. Ho fatto una cosa davvero particolare. Nel giro precedente all'incidente, ho deciso di fermarmi ai box. Non l'ho mai fatto. Perché ho deciso di fermarmi ai box? Perché mi sentivo il casco un po', come dire, non legato benissimo. Quindi mi sono fermato ai box esclusivamente per stringermi il casco. E un giro dopo è successo l'incidente, nel quale ho picchiato anche abbastanza forte la testa sia contro le barriere che contro il volante. Tra l'altro, il fatto stesso di essermi fermato ai box mi avrebbe dovuto dare l'indicazione che qualcosa non andava. Guardate infatti che cosa succede al mio go-kart quando vado a premere il freno. Avete visto lo sterzo come balla? Ecco, quella sarebbe stata una chiara indicazione che mi sarei dovuto fermare, che qualcosa stava succedendo. Purtroppo l'inesperienza, la frustrazione di queste ultime giornate in pista, la foga di voler rientrare e di fare dei giri significativi mi hanno portato a non approfondire di più e a voler ripartire subito. Fatto sta che dopo neanche un giro, il fatto è che è successo tutto in maniera così repentina e così inaspettata che non mi sono assolutamente accorto di cosa fosse successo, ma nemmeno dopo lo schianto. E infatti la mia prima reazione è stata chiedere a Daniele: ma minchia, che cazzo è successo lì? Parto la ruota. Una volta sceso dal kart io effettivamente non avevo ancora capito se mi si fosse veramente staccata una ruota, avessi commesso un errore, avessi preso una pozza, una chiazza d'olio. Ho scoperto però cosa è successo solo dopo, quando ho effettivamente guardato i video. Riguardando il video della sessione mi sono accorto come questa ruota piano piano abbia iniziato a spostarsi all'esterno sul fusello già dai primi giri della sessione e che praticamente negli ultimi 3 o 4 giri fosse veramente già al limite per staccarsi. Infatti, come detto in precedenza, quando mi sono fermato ai box per allacciarmi il casco, quasi come se sapessi che il giro dopo mi sarei schiantato, il fatto che una ruota fosse più spostata rispetto all'altra sui fuselli ha creato questo disequilibrio che ha fatto vibrare lo sterzo. Appena mi sono lanciato per il mio giro veloce nel giro successivo, non appena sono andato a girare il volante per fare curva 1, che ahimè è anche la più veloce del circuito, la ruota ha ceduto e ha iniziato a muoversi e a uscire dal fusello. La ruota inizialmente ha iniziato a puntare, come vedete, verso l'esterno. E questo ha fatto sì che io non avessi nessun tipo di controllo e che il mio kart iniziasse letteralmente a puntare contro le barriere con il muso. Per qualche combinazione astrale la chiavetta ha deciso poi di volare via, liberare la ruota, che ha iniziato ad andare per i fatti suoi, e questo ha fatto sì che il mio kart andasse in sovrasterzo e ci fosse il primo impatto con le barriere con la pancia laterale, invece che con il muso del kart. Altra combinazione a favore mio è che ci fosse questa gomma più in avanti rispetto alle altre, che è andata letteralmente ad impattare contro la pancia paraurti del mio go-kart, andando a scaricare molta dell'energia che sennò sarebbe stata scaricata contro il mio musetto nelle barriere successive. Comunque, a seguito dell'impatto mi è andata fortunatamente bene, anche se ho picchiato abbastanza violentemente, mi ricordo, con la testa. Grazie a Dio contro le gomme inizialmente e poi contro il volante non mi è successo nulla di grave. Ho visto un po' di stelline, come è giusto che sia, come nei cartoni animati, ma niente di grave. La parte che forse mi ha fatto un pochettino più male è nell'alzarmi dal go-kart, perché il kart si è piantato e il mio corpo ha continuato ad andare avanti. L'unica cosa che mi ha tenuto veramente dentro il go-kart è stata la leva del cambio, che andando ad impattare contro la mia gamba e il mio ginocchio mi ha tenuto lì. Quella ha fatto male per molti giorni. Adesso i lividi sono praticamente sistemati, non si è rotto niente, è andato bene quello che poteva andare, a mio parere, peggio. Quindi sono stato nella sfiga, diciamo, fortunato. Mi sono giocato un bel jolly. Stai bene? Un po' di stelle. Minchia, che cazzo è successo lì? È parto la ruota.
Riesci a alzarti? Ci tiriamo via da qua. Sei male, stai giù? No, un po' di spavento, un po' di stelle, fammi sedere un attimo. Oh, cosa hai fatto? Cazzo ne so, si è persa staccata la ruota, che minchia ne so. Ti faccio male? Un po', però quello lì possiamo anche buttarlo. Ma va! Dio fa. Eh? È successo? Staccata la ruota qua. Oh madonna! Toglierti il casco? Meno male che avevo il casco. Ho preso una testata contro il volante. Sei bene? Sì. Ti vedo. Santo Rai. Santo Rai. But nobody can stop the flying fin today! Oh, si è staccata la ruota qua in pieno. Bene. Ti ringrazio il santo Arai. Posto? Qua, cioè, oh, ti senti vado. Bene? Sì. Sei bene? È andata bene. Ma come hai fatto? Si è staccata la ruota in pieno qua. Davvero? Mm. Vuol dire che non regge. Ecco, prima di concludere il video ovviamente vi starete chiedendo che cosa porta una ruota a staccarsi così. Per prima cosa voglio assolutamente tranquillizzarvi che non era assolutamente in questo caso, perché può capitare, un errore umano. I mozzi, quelli ad esempio del mio GP Racing, non hanno un dado, ma si basano semplicemente sull'attrito che il mozzo fa sul fusello per via di una vite che stringe il mozzo attorno al fusello e gli impedisce di muoversi. Nel mio caso quella vite era avvitata molto bene, tant'è che quando mi ha ripreso il mozzo era talmente stretto che non faceva fatica quasi a rientrare. Il problema è che molto spesso, se siete ingegneri lo sapete, i materiali a furia di essere avvitati e svitati o comunque utilizzati vanno a snervarsi, vanno a soffrire di quella che si chiama fatigue in inglese e possono perdere le loro proprietà. In questo caso la vite ha deciso di abbandonarci sul più bello e quindi volevo tranquillizzarvi che non è assolutamente né un errore umano né un problema dei mozzi del mio go-kart. Mi raccomando, controllate sempre che tutte le vostre viti, specialmente quelle delle ruote, quelle dei freni, dei pedali, dei vostri controlli siano sempre strette alla coppia giusta, né troppo poco né troppo. Quindi niente ragazzi, io non voglio dilungarmi troppo su questo incidente, sto bene, vi ringrazio, come ho già detto negli scorsi video, per tutto il vostro supporto. Ovviamente adesso faccio fatica anche a pensare a cosa sarà del futuro del canale, vista la situazione che stiamo vivendo adesso in Italia. Voglio solo augurare il bene vostro e delle vostre famiglie. State a casa, mi raccomando, non uscite, evitate contatti inutili, proteggetevi sempre, lavatevi le mani. Vi mando un abbraccio. Lottiamo tutti quanti insieme, così usciamo prima da questa situazione e ci vediamo prima in pista tutti assieme. Ovviamente colgo l'occasione per chiedervi di iscrivervi al canale e di seguirmi ovviamente su Instagram, dove potete vedere in anteprima rispetto ai video tutti i miei incidenti. Speriamo di no.